Il paradiso delle signore anticipazioni. Marta scopre la verità ed abbandona la villa. Le anticipazioni della stagione 2024-2025 del Paradiso delle Signore 9, in onda su Rai 1, promettono grandi emozioni e rivelazioni sconvolgenti. Al centro della trama ci sarà Marta Guarnieri, che verrà a conoscenza della scioccante verità sulla truffa Ofer. Il suo mondo sarà scosso quando scoprirà che dietro la macchinazione che ha coinvolto Marcello Barbieri e sua zia Adelaide, si nasconde proprio suo padre, Umberto Guarnieri. La scoperta sarà devastante per Marta, che non riuscirà a tollerare l'idea che il padre abbia ingannato così brutalmente le persone a lei care. Questo la porterà a confrontarsi in modo acceso con Umberto, in un incontro che si concluderà con una decisione drastica. Marta lascerà Villa Guarnieri, spezzata dall'amarezza e dalla delusione. Il paradiso delle signore anticipazioni, il mistero della truffa Ofer, Umberto e Matteo complici nell'inganno. Gli episodi della nona stagione sveleranno finalmente tutti i retroscena dell'intricato caso Ofer, che ha visto Marcello finire nel mirino di un inganno ben orchestrato. Nonostante il tentativo di lasciarsi alle spalle l'amara esperienza, Marcello non potrà voltare pagina senza fare i conti con ciò che è realmente accaduto. Si scoprirà che Umberto non ha agito da solo, accanto a lui c'era Matteo Portelli, obbligato a seguire gli ordini del potente commendatore. Matteo ha accettato di collaborare pur di garantire che sua madre ricevesse cure mediche urgenti negli Stati Uniti. Un piano machiavellico che ha messo in difficoltà non solo Marcello, ma anche Adelaide, e che ha seminato discordia all'interno della famiglia Guarnieri. Il paradiso delle signore anticipazioni. Il confronto tra Marta e Umberto, una rottura irreparabile? La verità, una volta venuta a galla, sarà come un colpo devastante per Marta, che non riuscirà a rimanere indifferente di fronte alla crudeltà del padre. In un acceso confronto, l'ex moglie di Vittorio Conti affronterà Umberto senza mezzi termini, accusandolo di aver agito con meschinità verso Marcello e Adelaide. Il dialogo tra i due sarà teso e carico di rancore, con Marta che non mostrerà alcuna intenzione di perdonare il padre o di ascoltare le sue giustificazioni. Dopo lo scontro, Marta prenderà la decisione di abbandonare definitivamente Villa Guarnieri, incapace di continuare a vivere sotto lo stesso tetto con l'uomo che considera responsabile della rovina delle persone a lei più vicine. Il paradiso delle signore anticipazioni. Marcello travolto dalle conseguenze della truffa Ofer. Nelle puntate precedenti del Paradiso delle Signore, Umberto aveva segretamente stretto un accordo con l'imprenditore Ofer, allo scopo di manipolare Marcello e convincerlo a intraprendere un affare che sembrava essere incredibilmente promettente. Purtroppo, il giovane barbieri si era fidato ciecamente di Ofer, ignorando che dietro tutto si nascondeva un piano premeditato per mandarlo in bancarotta. A causa di questo inganno, Marcello ha perso una notevole somma di denaro e ha messo in pericolo anche il patrimonio di Adelaide. Questo fallimento lo ha spinto a prendere una decisione drastica, dimettersi dal ruolo di amministratore dei beni della contessa, riconoscendo il suo fallimento e cercando di riparare i danni subiti. Le vicende di Marta, Umberto e Marcello mostrano quanto siano fragili i rapporti familiari e quanto possano essere devastanti le bugie, anche quelle nate con buone intenzioni. Queste dinamiche intricate invitano lo spettatore a riflettere su come, spesso, le azioni guidate dall'egoismo e dalla paura possano distruggere legami che sembravano indissolubili. Qual è il confine tra il perdono e la rottura definitiva? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.